Federico ci ammazzerà Roberta. Solo a te, sei tu che hai rotto il vetro. C'eri anche tu. Che avrà importa? Sgridato solo Dominique. Ah, ragazzi, siete tornati. Stai zitta, vuoi che ci tirino il collo, zitta. No, perché Fede, Flor, Franco e la strega minore non ci sono. La casa è tutta per noi. Buona. E no, aspetta, prima dici cosa è successo. Non lo so, certo. Chiedetelo a loro quando ritornano. Io ho altre cose a cui pensare. E che cose? A Malala. Perché Maya e io le abbiamo messo un bel po' di pepe nel tè che aveva chiesto. E l'amica si è comportata come una pazza con me. Sentitemi, scusatemi per l'altro giorno quando volevo cacciarvi di casa. Ma io sono un bruto. Mi dispiace. Tranquillo, noi invece la smetteremo con la storia dei fidanzati. Ma no, aspetta, prima devi ammettere la sua gelosia, eh? No, che dici? Chi? Io geloso? Ma sì, no, questo è geloso e bugiardo. Questo che cos'è? Via! Ma no! Ma perché l'ho fatto? No, no! A questo Nicola se lo trituro con un pomodoro per la salsa! No, no, Antonio, non dare la colpa a lui! Sono stata io! Solo un pochino mi ha aiutata Mattia! Un pochino? Ah, dici solo un pochino! Sai che ti dico che lo denuncerò per violazione della privacy e a te ti mando dal giudice minorile! Ma Antonio, io l'ho fatto per Non mi interessa, lascia stare! Voi non mi potete trattare come se io fossi il bambino! Antonio, ti prego, perdonami! Basta! Basta! Ora me ne rendo conto! Mattia, si sieda! Guardi un punto fisso! Certo, e magari si è anche divertito a mettere la telecamera nascosta! Ma dimmi la verità, che cos'è questo? Il Grande Fratello 10? Ma che gli hai preso? L'hai proprio fatto arrabbiare! Che cosa gli hai fatto? Niente! Volevo solo aiutarlo e ora Greta è chiusa nella stanza dei giochi, mi odia e anche Antonio. Io l'ho fatto per lui, non volevo che si arrabbiasse, sono un incapace. Mi capisci, Tommy? Sì, si capisce, Dominique. E anche io ti capisco, non ti preoccupare. Rilassati, Dominique, vado a parlarci da uomo a uomo e risolverò le cose. A dopo. Guata! Che tipo? Voglio i vostri nomi completi, voglio i numeri dei documenti, voglio tutto! Non solo denuncerò questo albergo, ma chiederò per tutti quanti voi l'ergastolo! Qua l'unica che andrà in prigione è lei. Si calmi, le conviene, per favore. In prigione io? Oh. Che cosa succede? Abbiamo preso la pazza che si aggira nei corridoi. Ma se la pazza ce l'abbiamo noi qua... Ah, sono proprio curiosa di vedere... Oh. Ah, sei qua! T'ho trovato, brutto ragno! La strega! Una piccola pausa con i telefilm di Boeing. Mi sembrava la tua voce. Non sei quanto ti voglio bene. Io ti voglio tanto bene. Flor 2, da lunedì 26 aprile alle 15 su Boeing. I Teen Angels sono in arrivo su Boeing. Ricominciano i telefilm di Boeing. Chiarisci subito che io non sono la pazza, ma la fidanzata di Federico Fritzenbalden. Io sono qui con Franco Fritzenbalden, l'unico registrato regolarmente con documenti e tutto quanto. Chiudi la bocca, tanto si capisce che quella impresentabile è la pazza! Sei tu! Io sono la fidanzata ufficiale. Non credete? Terminiamo qui questa farsa, mettetele una museruola e portate. Una museruola? Io ti ammazzo! Ah no, fermatemi! Calma, signora! Lasciatemi! Non è tempo di morire, signorine! Bisogna prima scoprire la responsabile dello scandalo! Lei è chiaro come il sole! È ovvio, ma permesso, guarda, scherza, signora, non le guardi bene. Quale di queste due donne ha bussato alla sua porta? Lei. Visto. Prendetela. Voglio proprio vedere come sistemerete questa faccenda con me, perché la verità è che siete molto maleducati. Portatela via. Calma. Oh, vola l'uccello. Antonio? Dobbiamo risolvere il problema da uomo a uomo. E tu pensi di poter parlare con me da uomo a uomo? Troppa cioccolata devi ancora bere, ragazzo mio. Ti sbagli se pensi che sono un nanerottolo e non conosco l'amore. Altrimenti perché mi sarei arrabbiato così tanto per le ragazze? Sì? Si volevano mettere con due cretini. Per gelosia.
È ovvio, però non dire niente alle ragazze, socio. Socio? E tu? E tu credi di poter parlare di società con me? È ovvio, e tu devi fidarti di me. Anche io so che l'amore ti porta felicità. E quando pensi che l'hai perduto, il mondo non ha più senso, capisci? A me è successo con le ragazze. Ma molto profondo il nanetto. Risparmiati, hai la bocca sporca di latte ancora. Anzi, di cioccolata. Forza! Vai, bolla! Bravi! Stendi, Lobata! Vai, lì sotto! Forza! Cosa aspetti? Vai! Bravo! Dai, Ciccino, tesorino, alzati, forza! Palla finita, devi deciderti per chi ti pare, se l'uno o l'altro, Sofia! Dai, ce la fa, ce la fa! Ecco, puoi deciderti a contare? Vada, poveretto! Uno! Due! Dai, Ciccino! Ho fatto questa violenza, ce ne possiamo andare, possiamo, ti prego, dai! 4, 5, 6, 7, non è meglio finirla qua? Te lo chiedo per favore, smettiamo, ti prego. Combatterò per l'onore. Finirai all'ospedale, Bata, all'ospedale. Se finirai tu all'ospedale, io combatterò per l'onore. Vuoi che ti porti all'ospedale? Ti ci manterò io all'ospedale. E ora trema. Su, in piedi. Forza, Bata. Bravo, forza, attaccalo. Bravo. Coraggio, che sei forte! Dai, dagli sotto! Qua dai, scorrerà dai, del sangue e non sarà il mio! Forza, campione, finiscilo! Dai, colpetto! Fallo pesca! No! Greta, apra! Non mi spaventi, che sono debole di cuore! Apra, le ho detto! Oppure rompo la... Gridavo come un pazzo, la porta era aperta. Ma la cosa è molto grave. Greta! 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 Sei qua o qua? Io dovrei cancellare, distruggere questa terribile evidenza. Se lui vedere questo, essere fine per me in questa casa. Io non potrei sopportare vergogna, essere orribile, orribile! Ragazzi! Oh, my God! Hey. Devo sparire! Nessuno vedere me, nessuno! Ragazzi! Dominique, dove siete? Ragazzi! Aio, battuto testa! Io non avere più età per giochetti di nascondino! Questa casetta deve assolutamente sparire! Greta! Ero tanto preoccupato! Oh santo cielo, cos'è quest'immondizia? Che schifo, un covo di ratti! E il personale è sparito! Io devo attraversare questa porcheria per andare ad aprire la porta! Ma non è possibile, io... Sorpresa! E tu che fai qua? Sei forse un replicante? Che strano, non ci vediamo per 20 anni? O ci vediamo 2 volte nello stesso... E oltretutto rompi adesso. Ai. Che cosa vuoi? Che voglio? Sistemavo le mie case e ho trovato questo! A chi vuoi che interessino delle foto così vecchie in decomposizione? A te, stupida, a te. La sola cosa che mi domando è quanto varranno queste foto tue in questa casa. Perché tutto ha un prezzo, Malala. Quanto varranno le foto di Malala? Niente. Assolutamente niente. No, nessun soldo. Io non credo. Guarda che io parlo della Malala povero, quello grosso. Ma che povero, quello che grassa. Non si era rifatto ancora né il naso né altre 2 case. Quanto varranno? Quanto varranno, Secondo me un sacco di soldi. Dai, dai!
avanti!